Buonanotte Cerignola, buonanotte perché da oggi comincia purtroppo per la nostra città un periodo di buio. Io lavorerò perché sia il più breve possibile e il meno dannoso possibile, ma non posso garantirvi che non ci saranno danni e che non sarà di tempo consistente. Mi hanno fatto fuori, temporaneamente, ma mi hanno fatto fuori. Non ci sono riusciti con la magistratura che non ha potuto arrestarmi, perché poi c'è sempre un giudice che ti garantisce. Non ci sono riusciti con i soldi perché li ho fatti arrestare. Non ci sono riusciti con le minacce perché li ho fatti arrestare, perché li ho denunciati. Mi hanno intimidito in ogni maniera, ma come diceva il nobile Totò, e io non mi intimidisco e non mi sono fatto intimidire. Hanno usato il metodo più insidioso, quello da cui non ti puoi difendere. Basta mettere in fila una serie di amenità e tu ti trovi privato della carica che ti avevano consegnato democraticamente i cittadini. Pensate quanto sono seri. Prima che si riunisse il Consiglio dei Ministri, pochi sciacalli avevano già in mano quella che è la relazione segretissima che io non conoscevo, ma che girava nella redazione dell'Immediato, nella redazione dell'Attacco e di tutti gli sciacalli amici loro. In questi 4 anni e spiccioli ho cambiato Cerignola insieme alla mia amministrazione. Adesso ci spingono indietro, ci portano nel buio. Qualche sciacallo, compreso qualche sciacallo in divisa, è vero Salvatore Giaccoli, ride, ma gli sciacalli, anche se ridono, restano sciacalli, e il leone, anche se è caduto, resta leone e si rialza. Ci sentiremo spessissimo, ma oggi vi giuro 3 cose. Sotto gli occhi della mamma di Ripalta non devo vedere i miei nipoti, se non posso giurare a tutta Cerignola che in 4 anni non ho fatto nulla di illecito, nulla di illegale, nulla di scorretto. Questo ve lo giuro. E non devo vedere più né Andrea né Lorenzo se quello che dico non è vero. Vi giuro di battermi fino all'ultima goccia di sangue perché questo buio sia il più breve possibile. E il terzo giuramento che vi faccio è che sia fra 18 mesi, o sia prima, o sia dopo, io, la mia amministrazione, se non potrò essere io personalmente, coloro che per questi 4 anni hanno lavorato con me, torneremo e rialzeremo la città che avevamo rialzato. Questo ve lo giuro.